io questo è Blue Sky Beats. Vi illustrerò brevemente come ho realizzato sta traccia, che si chiama Story of a Missed Love. È un beat che ho fatto ieri, lo trovo su SoundCloud, sul mio canale SoundCloud, che è Blue Sky Beats, ma si è scritto in un modo che purtroppo sono un coglione, infatti, perché non si sa come dovrebbe scrivere, chissà, dei caratteri tipo da nerd, non lo so. Poi metterò il link evidentemente. E niente. È un beat che ho realizzato con Reason. Il sample è stato preso da un disco che si chiama Chocolate City. E il gruppo mi pare si chiama Parliament, non so come si pronunci, comunque beh, penso significhi Parlamento, non lo so. E dopo pubblicherò pure la copertina del disco, non lo so. Il sample è la traccia numero 11 del disco, si intitola I Misjudged You, ed è una versione alternativa però, che già ce n'è presente una nel disco, lo sto scoprendo solo adesso, tra parentesi, non mi ero reso conto, vabbè, bella lì, dopo andrò a vedere che cazzo è quell'altro. E niente, allora il beat è questo qui. Allora, intanto, giusto per fare un piccolo overview, che cazzo ne so, della traccia, ho messo sul master, ci ha lasciato insomma di Reason, stiamo parlando. E nel rack ci sta sul master un c'è un effetto mastering suite, no? Quello di default di Reason, e c'è il plugin, quello appunto di default, quindi default mastering suite. Vabbè, e poi subito dopo c'è uno scream con l'effetto di preset compress master, è un effetto tape di compressione del master, che insomma serve un po' per sporcare, ingrossare il suono. C'è pure un'equalizzazione interna. Dopodiché, niente, c'è il sample di cui ho esteso l'arrangiamento. Il sample è stato filtrato con un filtro HP, quindi diciamo le frequenze basse sono state tagliate fino a 175 Hz. E niente, e poi c'è stato messo sopra un NNXT, vabbè, per chi sapesse insomma Reason cos'è, non ci sono spiegazioni, è un campionatore comunque, e va bene, un campionatore virtuale. E niente, collegato all'NNXT, sto campionatore che suona appunto il sample, c'è un filtro LP, oltre al filtro HP che filtra frequenze alte, cioè, e basse, c'è cioè uno che taglia le frequenze basse, che si chiama LP, filtro LP, e low pass significa, va bene, e insomma le frequenze alte sono state tagliate. Non so di preciso, però il valore massimo è 127, dalla manopola sta a 105, diciamo, leggermente. E poi è stato messo un effetto di delay con molto basso, però con il delay time messo a 4 steps, e vabbè, un riverbero preset all, va bene,
E poi c'è la batteria che ho realizzato utilizzando. Allora, ho fatto un layering di suoni, cioè ho sovrapposto diversi suoni per realizzare la cassa rullante e l'hi-hat. Allora, la cassa c'ha quattro suoni diversi, di cui tre sono gli stessi, c'è cioè lo stesso sample, e il quarto è un sample diverso, però ognuno di questi è stato comunque manipolato in maniera diversa, soprattutto il pitch, il tono. Per esempio, nel complesso è questo. Poi c'è il rullante, invece è costituito da tre suoni, tutti diversi. Primo, secondo, tutti e tre insieme. E l'hi-hat, che sono due suoni insieme, ma niente di strano. E niente. Beh, poi sono state fatte alcune cose, sono messi dei riverberi sulla cassa, sul rullante, sull'intera batteria. E poi è stato messo uno scream collegato alla batteria al Kong, un campionatore di Reason virtuale fatto apposta per le batterie. Con lo scream, cioè collegato uno scream che ha un effetto tube, cioè ho semplicemente lasciato il preset Easy Fuzz, si chiama così il preset Easy Fuzz che si apre appena colleghi lo scream, e semplicemente ho spostato il puntatore degli effetti sull'effetto tube. Comunque ho ingrossato parecchio la batteria, faccio sentire la batteria senza lo scream, vediamo. Con lo scream, cioè un'altra cosa ovviamente, e niente, ho tagliato poi niente la frequenza, boh, ok, e poi ho copiato lo stesso campione che ho utilizzato, cioè lo stesso arrangiamento comunque, con un altro, quindi ho duplicato l'NNX di prima. Però ho fatto il lavoro inverso, cioè ho creato attraverso sempre lo stesso sample, comunque ho ricavato la linea di basso, tagliando le frequenze alte fino a 52 Hz. 52 Hz, e poi ci ho messo lo scream, un effetto di scream collegato. Sempre la stessa cosa di prima, il Lazy Fuzz, il preset dello scream, però la manopola al puntatore l'ho spostata sull'effetto tape questa volta. E vabbè, quindi i principali che uso per ingrossare i suoni sono il tube e il tape, che hanno delle cioè, somiglianze, però sono abbastanza diversi a livello di suono. E niente, quindi il basso comunque da quello che poteva essere senza lo scream, che era questo per dire, diventato questo, decisamente diverso. E niente, di batteria, hi-hat, casso rullante, basso. Poi il campione originale. Quindi ovviamente il delay, effetto di delay. Nel complesso è questo qui il beat. Check it out. Aspettate un attimo. Girl,
questo era Story of a Missed Love by Blue Sky Beats. Se vi piace, condividete, fate quello che vi pare. Yo, peace, check it out. Bless.